Dinelli è felicissimo di sapere che Piero Capo è stato neutralizzato. Ha mantenuto la sua parola e offerto tutto il suo sostegno. Per lui deve essere una questione d'onore. Non che i partigiani vogliano per forza l'aiuto di Dinelli. Molti nella resistenza hanno motivo di detestare la mafia al pari dei fascisti. L'informatore di Weaver l'ha contattato di nuovo. Il maggiore Hans Dorfman, un uomo di punta di bomba. Addirittura il suo assistente. Stavolta dice di avere informazioni da consegnare di persona. Dice di sapere dov'è Kessler. Dinelli non si fida di me? Ormai sei nostro amico, Carl. Il signor Dinelli vuole solo accertarsi che sia al sicuro. Ho inchiodato Piero Capo per lui. Il mio l'ho fatto. Adesso tocca a voi. Aiutateci. Aiutate i partigiani. Forse alcune informazioni potrebbero convincerti delle buone intenzioni? Ti ascolto. I componenti partiti dal cantiere li hanno trasportati qui. Interessante. Perché? Chissà. Forse i tedeschi nascondono qualcosa. Siamo amici, allora? Sì, certo. Red Fox chiama Madeleine. Red Fox chiama Madeleine. Ti ricevo, Red Fox. Lo stabilimento di Magazzeno ha stranamente affondato le spedizioni degli alleati. Neutralizzare i cannoni navali e i radar. Chiudo. Passo e chiudo. Ah, il comando dell'SOE. Dovrei spararti. Berlino mi acclamerebbe come un grande eroe. Immagino che a te le medaglie non interessino. Dov'è Andreas Kessler? Ci serve vivo. Oh, Kessler è allo stabilimento costiero di Magazzeno, sepolto tra libri e alcol. Perché dovrei crederti? Chi crederebbe a un traditore? Weaver lo sa, io do informazioni buone. Non avevo ragione con il carico di munizioni? Vicino al viadotto, no? Dettagli. Ascolta, tenente. La guerra sta diventando imprevedibile. E se gli alleati dovessero riuscire? Ho capito. Tu vuoi pararti le spalle. Ti chiedo solo di ricordarti di me. Sì, quando sarà il momento, tenente.
codifica e decodifica. Bello complicato. Stando a questo documento, le paure dell'OSS erano fondate. I nazisti hanno sicuramente intercettato le nostre comunicazioni.
seine Position! Yeah. Sei. Tu vieni con me. Che succede? Sto disertando? L'OSS ti considera molto prezioso. Spero che sia davvero così. Chi è? Un uomo? Un mostro? Una donna? Dammi retta. Bum capisce questa guerra molto meglio di chiunque altro. Meglio di Goebbels e persino meglio del Führer stesso. Non è questione di supercarri armati o supermissili, non contano. Alla fine, quello che conta davvero è come riesci a controllare l'opinione della gente. Carri armati e bombe non sono niente in confronto al potere del cinema, della radio, della stampa. Fuggi una nave piena di gente, chi colpisci? Una madre, un padre, un amante, un figlio, una figlia. Poche centinaia. Filmi la nave che affonda e mostri il potere del missile. Quello è il genio di Boom. Pensa a quanta gente vedrà il filmato di propaganda. Pensa a come resteranno sgomenti. Pensa al terrore. Il trucco è distrarre la gente dai problemi. Usare film, radio e giornali per alimentare l'odio reciproco. Se sei impegnato a odiare qualcuno, non ti accorgi che lo stomaco è vuoto, giusto? Ah, non darmi retta. Che ne so io? Sono soltanto uno scienziato. Un genio, dicono. Genio pazzo e ubriaco, eh? Mi sono sacrificato per il Reich. Lo sapevi? Ho dato tutto alla madre patria.
Abum. Il mio lavoro, il mio cuore e anche il mio fegato. E in fin dei conti la guerra è fatta di sacrifici. Tu cosa sei pronto a sacrificare, tenente? I soldati si prendono gioco di me. Dicono che parlo a vanvera, che ripeto sempre le stesse cose. I soldati hanno ragione. Forse è vero, sono un ubriacone incoerente e ossessivo. Però quando vedono i missili volare, mi stringono la mano e mi offrono da bere. Testate di missili. Ecco cosa combinano i tedeschi. Kessler deve installare il sistema di orientamento prima che vengano mandati a Vallagra. Ma quanto mi sono già spediti? Ma a volte colpisco. È ora di alzarsi. Piano, professore.